Salve a tutti ragazzi, sono Chiara della Zona di Mysterix e adesso volevo proporvi una cosa che non riguarda niente dei gameplay o delle unboxing o altre cose. Allora, la cosa che volevo proporvi è: che ne dite se Mysterix vi legge questo libro? Ora mi direte, ma non c'entra niente con i gameplay. Effettivamente avete ragione. Effettivamente avete ragione, però ci ha dato l'idea un nostro carissimo amico Paco Fire, che saluto tantissimo, che ha detto: Ong, ora vorrei che ce lo leggessi. Io ho fatto vedere questo commento a Mister X, ho detto ok, va bene. Però io non lo leggerò perché sono abbastanza impacciata quando leggo. E quindi lo leggerà Mister X, faremo anche una specie di scenografia quando lo leggerà. Tipo come gli orrori della cripta di Zio Tobia, giusto? Creepy Show, se non mi ricordo, se non mi ricordo male. Lui ve lo leggerà, adesso siamo andati avanti a leggerlo. Quindi, che ne dite di questa proposta, ecco? Ve lo leggerà capitolo per capitolo e ogni capitolo metteremo nella scenografia degli oggetti relativi a Ghostbuster 2. Ora mi direte anche questo: perché fate il 2 e non il primo? Non riusciamo a trovare il primo libro in italiano, quindi diciamo che faremo il 2, poi il primo vediamo. Ho altri progetti in serbo. Quindi che ne dite? Lui ogni capitolo lo leggerà tranquillamente con tutta l'attrezzatura. Avrà anche il vestito da Ghostbuster 2. Vi ricordavate quando io mi ero vestita da Ghostbuster con la tuta di Egon? Ecco, lui farà quello. Quindi che ne dite di questa proposta e spero che vi piaccia, anche perché non è che sarà una cosa ripetitiva, metteremo questo video ogni tanto così la gente non si annoia a sentire sempre la stessa solfa, quindi cambieremo un po'. Io adesso mi sto attrezzando con le storie folcloristiche giapponesi, che parlerò di varie leggende e tutto. Ho già fatto la prima leggenda e che ne dite? Spero che vi piaccia questa idea. Ovviamente volevo fare anche i Resident Evil, però molti hanno la possibilità di prenderlo, i libri dei Resident Evil, però se volete anche quelli basta che ce lo dite. Ovviamente Mister X ha una buona parlata, quindi parlerà molto molto lentamente. Guardate come sono figa, mi sono messa il segnalibro della carta di cuori della regina. Comunque, boh. Sì, ora mi direte, ma il tuo cane dorme. Sì, vecchio. Non ce la fa più. Quindi, vabbè, questo è quello che vi volevo proporre. E poi, ah, ecco, prima di dimenticarmi di una cosa, io volevo incitarvi a dire: Mister X, raccontaci delle tue disavventure, perché lui ha delle disavventure che vanno dal monte Gagaset fino a Luca. Quindi lui ovviamente ha avuto queste disavventure con delle persone che giustamente cercheremo di cambiare i nomi perché è sempre un fatto di privacy, bene o male. Però alcune cose sono proprio disavventure, cose che gli sono successe. Quindi che incitiamolo a dire: ragazzi, dite a Mister X, dai, raccontaci le disavventure. Una fresca fresca che l'ha avuta è stata con le prove antincendio, che si è fatto una caduta di 2 metri ed è ancora vivo il mio ragazzo. Ve l'ho detto, è Mister X, lui cade e si rialza. Quindi libro,
più le disavventure incitiamolo, e più lui che meno male sta dormendo. Questa è la causa dei miei problemi, che non riesco a fare i gameplay, vero amore? Vomito? Tutti hanno chiesto, ma Chiara, facci vedere il vomito, ma esiste davvero il super vomito? Sì, eccolo. Ha appena vomitato, poverino, non sta bene. Quindi, ci sentiamo alla prossima. Anche il mio cagnolino vi saluta, un po' malconcio, poverino, vero Gigi? Boh, libro, disavventure e vomito. Ci sentiamo alla prossima e grazie per aver visto questo video. E ciao ciao, ciao!